Ciao a tutti! Sono tornata con un video che ci tenevo a fare ora che ho un attimo di tempo. Un do it yourself, un DIY, un chiamatelo come volete, insomma qualcosa che si fa in casa, che si crea con poche niente a dire il vero. Infatti come vedrete ci sono veramente poche cose da usare ed è una cosa molto carina e utile a parere mio, insomma per me che ho 5 cani è molto utile riuscire a fare questa cosa in casa in pochissimo tempo invece che magari spenderci dei soldi. Mi scuso per la ricrescita immane, ma non ho avuto più tempo di andare dal parrucchiere da non so quanti mesi, quindi per ora mi vedrete così, anche perché ho avuto il problema alla mano che tuttora ho. Infatti nel video sembrerò un po' limitata in alcuni movimenti, ho la mano un po' bloccata perché a causa dell'incidente. Comunque non c'entra niente con questo video e questa cosa non l'ho vista da nessuna parte. Ho preso spunto da un metodo DIY per fare dei cuscini, dei letti, delle cucce per cani senza usare la macchina da cucire o comunque ago e filo, senza dover cucire nulla. Essenzialmente si tratta soltanto di praticare dei tagli nel tessuto e legare questi lacci che si creano fra di loro in modo da chiudere, cucire in questa maniera. Quindi ci ho provato e il risultato è quello che vedrete nel video. Spero che possa essere utile a qualcuno. Ovviamente non è un cappottino per cani da sfoggiare, per sfilate, insomma è una cosa più che altro utile se si vuole tenere al caldo il proprio animaletto. E al contrario del video che feci tempo fa dove facevo un maglioncino per cani ricavandolo da una manica di un maglione, di un vecchio maglione, se vi interessa vedere il video lo trovate sul canale o comunque ve lo linko nell'info box. Questo, a contrario di quello, è un maglioncino che si può fare per ogni taglia di cane, mentre usando le maniche dei maglioni si arriva fino a una certa misura. Questo invece io posso farlo anche ad Arsenio, ad esempio, che è un bracco, perché si usa un plaid e per questo motivo le misure poi sono in base al cane. Spero che il video vi possa essere utile. Chiudo qui perché sennò diventa lunghissima questa intro e ci vediamo in un prossimo video. Un bacio a tutti, ciao! Iniziamo dall'occorrente, servirà solamente una coperta di pile, un paio di forbici, un metro da sarta e una matita, io uso quella degli occhi, bianca, per segnare sul pile. Ovviamente ci servirà anche un cane da vestire in questo caso e io per il video ho Dana che si è prestata gentilmente. Inizio a prendere la misura dalla fine della testa più o meno fino al punto in cui voglio far finire il maglioncino e oltre alla lunghezza prendo anche la larghezza, in questo caso prendo come punto di riferimento il busto. Riporto le misure e considero dalla larghezza del busto, considero 15 cm in più come misura, in modo da avere lo spazio per creare i lacci che andrò a legare successivamente. Riporto le misure sul pile, sia la larghezza che la lunghezza. E traccio le linee guida che mi serviranno per tagliare dritto. Taglio. Ora mi serve sapere esattamente dove ci sono i buchi delle zampe, quindi appoggio il panno di pile su Dana e prendo come riferimento dove iniziano le sue zampe, appena sotto la spalla, insomma. Piego il panno a metà, infilo il dito sotto, pizzico la parte dove devo tagliare e pratico un taglio abbastanza ampio perché possano passarci le zampe, quindi non fatelo troppo stretto altrimenti fa male sotto le ascelle.
Ora prendo di riferimento i 10 cm che mi servono per praticare i lacci. Appoggio a fianco al panno di pile il metro per avere i 10 cm di riferimento e inizio a praticare i tagli. All'incirca sono 1,5 cm, 2 cm, dipende dalla grandezza del cane, quindi non fateli troppo piccoli se la taglia è grande e non fateli troppo grandi se la taglia è piccola. I primi due tagli li allungo di un po' perché andranno a finire sul collo e quindi mi serve che siano più lunghi. Infatti adesso sto provandolo ad Ana per vedere se effettivamente in quel punto vanno bene. Controllate sempre che non siano troppo stretti perché va sfilato e rinfilato il cappottino, quindi non devono essere troppo aderenti, deve esserci dello spazio. Sto legando i primi lacci per vedere se effettivamente fino alle zampe va bene e leggo anche l'ultimo laccio in fondo per vedere se sotto la pancia rimane abbastanza spazio per poi riuscire a sfilarlo. In questo caso l'ho slegato perché adesso lo rilego tutto insieme. Pratico un doppio nodo su tutti i lacci in modo che sono sicura che rimane bello stretto e non si apre. Sono un po' lenta perché ho la mano un po' difettosa, quindi a tirare bene i lacci mi ci vuole più tempo. Abbiate pazienza, ho velocizzato comunque, altrimenti saremmo stati qua fino a domani. In questo momento luce fu, non so come mai, qui devo aver toccato la fotocamera e c'è la luminosità al massimo. Infine comunque taglio tutti gli avanzi, lasciando soltanto i nodi. Questo sarebbe il risultato. Sarebbe meglio che non ci fossero spazio tra un nodo e l'altro, ma io purtroppo non ho preso bene le misure del taglio del collo e quindi è rimasto un po' di spazio. In ogni caso niente di grave, insomma non deve essere sfoggiato per sfilate come dicevo nell'intro. Prova finale per vedere se si infila bene e se le rimane bello comodo, e questo è il risultato. Abbastanza aderente ma non troppo. Fatemi sapere se vi è stato utile, se c'è qualche altro video DIY che volete che vi faccia. Vi lascio qui il link per iscrivervi al canale, per la mia pagina Facebook e per la pagina Instagram. Un bacio a tutti, a presto, ciao ciao!